Adesso abbiamo un altro intervento di Emanuela che ci parlerà come partire dalla passione, creare una community dal basso e piano piano arrivare a un brand che insomma da tutto un altro continente inizia a darti ascolto su quello che stai facendo. Buongiorno a tutti, io sono Emanuela Marino e sono community leader di Airbnb, ma prima di diventare community leader di Airbnb ho fondato insieme ad altre persone semplicemente un gruppo Facebook degli host di Roma e poi appunto abbiamo fatto tante cose, in pochissimo tempo siamo diventati tantissimi e Airbnb ci ha contattato, poi vi racconterò com'è andata. Siete mai stati, qualcuno di voi ha mai usufruito di Airbnb? Sì. Ah, beh, fantastico. Molto bene, iniziamo bene. Quindi l'host semplicemente è colui che ospita, molto banalmente. In realtà, seguendo un po' la filosofia di Airbnb, è qualcosa di più. Non è soltanto una persona che ti dà le chiavi, ma è una persona che ti fa vivere la città, ti fa vivere nel tuo appartamento, ti fa vivere delle cose che fanno parte della cultura. E noi abbiamo aperto questo gruppo Facebook a gennaio di quest'anno perché ci eravamo resi conto che non c'era, quindi semplicemente non c'era un gruppo Facebook degli host di Roma. E, però ve lo racconto piano piano. Allora, che cos'è una community? Intanto vi dico che tutte le foto che verranno pubblicate sono foto dei nostri eventi, quindi sono originali. Sarà un po' ripetitiva, magari un po' riassuntiva di tutto quello che molto bene di tutti gli altri, però è importante per fare un po' il punto della situazione. Quindi la community non è nient'altro che un network di persone che decidono di mettersi insieme perché hanno qualcosa in comune, no? Hanno degli interessi, dei bisogni, hanno avuto delle difficoltà, oppure appunto hanno delle preferenze, oppure come nel nostro caso hanno il territorio in comune, cioè noi abbiamo Roma in comune. Hanno dei valori, delle risorse. Ma quali sono i requisiti di una community? Sono tanti, tra cui la fiducia, che è uno degli elementi fondamentali, la trasparenza, la partecipazione, la condivisione, lo scambio di informazioni, gli obiettivi che sono bottom up, quindi vengono decisi dal gruppo, non vengono decisi dai leader. E la reciprocità, cioè c'è uno scambio di informazioni. Come nasce, da cosa nasce una community? Può nascere per vari motivi, o da un bisogno, per esempio, perché ci sono state delle difficoltà, oppure da un'opportunità, perché si crede che si possano avere dei vantaggi. Nel nostro caso è nata, oltre al fatto che non c'era un gruppo, ma principalmente perché avevamo difficoltà con la normativa. Strano in Italia, però avevamo difficoltà a essere in regola. Cioè noi volevamo lavorare, vogliamo pagare le tasse, però purtroppo non è così semplice. E siccome affittare una casa è una cosa piuttosto nuova, non ci sono regole. E quindi avevamo difficoltà a interloquire con la pubblica amministrazione, con le istituzioni, per capire come potevamo essere in regola. Però l'attività di host è un'attività piuttosto solitaria, nel senso che noi non siamo in contatto con gli altri host, no? Siamo in contatto con i nostri guest. E quindi non c'era un punto di incontro. Quindi come nasce una community? Con punto di incontro. Nel nostro caso è stato il gruppo di Facebook inizialmente, quindi un punto di incontro virtuale che poi è diventato reale, perché subito dopo, nel giro di un mese, abbiamo capito molto velocemente che non potevamo sceglierli noi gli obiettivi, quindi dovevamo coinvolgere le persone che si erano iscritte. Quindi il punto di incontro è fondamentale, appunto, o sia virtuale, o sia reale, o contemporaneamente, però nel nostro caso, soprattutto noi che condividiamo il territorio, che condividiamo le esperienze, era fondamentale che ci incontrassimo. Come farla crescere questa community? La fiducia, ha detto pure Alessio. La fiducia è fondamentale, bisogna creare un rapporto con le persone che fanno parte della community. Gli obiettivi vanno condivisi. Noi abbiamo deciso di, dopo 20 giorni che ci eravamo costituiti e già eravamo 150 persone sul gruppo, abbiamo deciso di fare una riunione a tutte le persone che sono venute, 30. Abbiamo sottoposto un questionario, qui abbiamo chiesto che cosa vuoi dal gruppo, che cosa ti piacerebbe fare, che cosa vuoi tu, ma che cosa ti piacerebbe anche fare tu. Quindi qual è il contributo che puoi dare in termini di tempo, in termini di attività, in termini di capacità? E quindi subito abbiamo stabilito insieme alle persone che si volevano far coinvolgere, quindi che erano venute,
abbiamo stabilito quali erano gli obiettivi del gruppo, quindi qual era la vision, qual era la mission. Contenuti di valore. La fai crescere una community soltanto se gli dai delle informazioni che hanno un valore, che siano strettamente connesse agli obiettivi che vi siete prefissati e che abbiano un valore. Le informazioni, la cosa che mi piace pensare è che le informazioni che vanno su Facebook o sugli incontri che noi facciamo molto spesso sono delle informazioni che non sono state trovate sul web, quindi non sai quando sono state scritte, se sono aggiornate, chi l'ha scritta, se è vero o non è vero, trovi cose anche opposte. Invece nel caso della community sono verificate, ma sono anche verificabili, cioè tu lo sai che te l'ha detto e te lo puoi anche chiedere informazioni ulteriori. Quindi sono molto importanti le informazioni. La partecipazione, se la gente non partecipa, ovviamente la community non cresce. E quindi creare una massa critica, come nel nostro caso, noi abbiamo bisogno di raggiungere un numero tale per aver voce nei tavoli politici, per far sentire, per far anche conoscere a Roma, in questo caso, poi magari anche all'Italia, che cos'è l'host, qual è la nostra figura, qual è il valore aggiunto che noi diamo sul territorio. Come mantenerla viva? La community non è un organismo statico, cioè qualcosa di fluido, e cambia continuamente, va stimolata, la devi coinvolgere, la devi far partecipare, la devi degli obiettivi, dei compiti, bisogna incontrarsi, anche divertirsi, cioè bisogna stare insieme anche in modo divertente. Adesso inizia la seconda parte della mia presentazione, quindi come abbiamo incontrato Airbnb? In realtà ci hanno chiamato loro, perché dopo 3 mesi che noi eravamo un gruppo già abbastanza consistente, la community manager di Airbnb ci ha contattato e ci ha chiesto perché non collaboriamo insieme. Airbnb noi già lo conoscevamo ovviamente e quindi siamo stati contenti di essere stati contattati. Però si è creato anche una discussione tra di noi, che eravamo quelli un po' più, il gruppo un po' più attivo, perché abbiamo detto vabbè, che facciamo, stiamo con loro e poi perdiamo la nostra identità, poi diventiamo tutti pro Airbnb e non siamo più host, perché gli host di Roma alla fine stanno anche su altre piattaforme, non stanno soltanto su Airbnb, ce ne sono tante altre. E, è vero che noi condividiamo la loro filosofia di fare turismo, però ci sono, devi anche permettere ad altre persone che stanno su altre piattaforme di poter stare nel gruppo, quindi cerchiamo continuamente di mantenere la nostra identità e di collaborare comunque con Airbnb. È iniziata una collaborazione, nel giro di 6 mesi abbiamo organizzato 41 meetup con loro, abbiamo fatto tantissime cose molto carine, anche non strettamente legate all'ospitalità. In primo luogo ci incontriamo più o meno 2 volte al mese con degli aperitivi, e in questi aperitivi inizialmente, come li avevo pensati io, questi aperitivi dovevano essere soltanto un momento per mangiare insieme, bere e divertirsi. In realtà poi, appunto, dato che gli obiettivi vengono stabiliti dal basso, la gente ci ha iniziato a chiedere di avere delle informazioni, quindi durante questi aperitivi adesso facciamo dei tavoli di lavoro dove dei gruppi si possono, ci sono tante cose da fare a Roma, quindi ci siamo divisi in gruppi, per esempio il gruppo che si occupa delle attività che possono fare guest, i gruppi che si occupano di fare delle convenzioni con i servizi, quindi tutta la lavanderia, tutto ciò che è legato alla gestione di una casa, no? Lavanderia, le pulizie, e le convenzioni anche con i ristoranti, quindi per dare un servizio migliore ai nostri guest. C'è chi si occupa degli eventi, quindi di come includere le persone. E abbiamo diviso la città in quartieri, quindi ci sono dei gruppi di quartiere, ogni gruppo di quartiere ha dei compiti. Questo l'abbiamo deciso, noi non avevamo nessuna preparazione, come ognuno di noi fa un altro tipo di lavoro, però piano piano stando insieme alla gente, vedendo di cosa loro avevano bisogno, di cosa noi volevamo dare alla community, abbiamo creato tutte queste attività. Ma abbiamo fatto anche degli incontri di volontariato, quindi non strettamente connessi all'ospitalità. E abbiamo fatto un giorno un incontro a casa di un ragazzo che
la casa che lui affitta è piena di opere d'arte, quindi ci ha ospitato a casa sua e ci ha spiegato tutte le sue opere d'arte, quindi insomma facciamo anche delle attività che, ripeto, esulano un po' dall'ospitalità in sé per sé, ma che comunque vanno a prendere un po' i talenti delle persone che stanno all'interno della community, perché come è già stato detto, è importante che le persone si sentano parte della community, ma devi anche tirare fuori i loro talenti. E i talenti può essere Alessandra, per esempio, che fa riciclo creativo, ha fatto un meetup bellissimo sul riciclo, e quindi tirare fuori anche le capacità che ognuno ha. Quindi in questa collaborazione appunto abbiamo fatto questi 41 meetup in cui sono venute più di 1000 persone complessivamente, e abbiamo creato anche una rete di community. Attualmente sono attive quella di Milano, di Firenze e di Bologna. Infatti domani ci abbiamo tutti un incontro a Milano, perciò purtroppo ci sono solo io a rappresentare la community oggi per Roma, ma perché stanno già tutti a Milano, perché appunto ci incontreremo lì. Quindi cosa fare e cosa non fare nella terza parte? Incontrarsi. Cioè incontrarsi è una cosa fondamentale, perché appunto le persone hanno bisogno di essere riconosciute anche dal vivo. La leadership è importante, perché è vero che la community hanno tutti lo stesso valore, però è importante anche che ci sia qualcuno che batta un po' il tempo, no? che un po' l'organizzi, che un po' dia anche delle direttive. Quindi è importante che ci siano community leader. Li devi appassionare, le persone si devono sentire coinvolte. In questo meetup abbiamo collaborato insieme a Retake Roma. Abbiamo fatto una giornata da Piazza del Popolo a Piazza Venezia, in cui abbiamo pulito la città nel periodo all'inizio di agosto, quando c'è stata un po' l'emergenza della spazzatura. E quindi le persone vanno coinvolte anche in questo modo, le devi toccare un po' il cuore, quindi facendo delle cose che appunto in questo caso erano molto legate alla città, proprio per la nostra attività. Cosa non fare è escludere qualcuno. Questo è, chi è di Roma sa che in questo locale a Roma ci sono i conigli che girano, e quindi abbiamo fotografato anche lui. E non vanno escluse, non va escluso nessuno, perché tutti quanti possono dare il loro contributo, la diversità è un valore, anche chi ci può sembrare che non possa dare nessun contributo in realtà lo può dare, la nostra capacità, cioè la nostra bravura è nel trovare le loro capacità e i loro talenti, quindi nessuno va escluso. Avere dei segreti, non bisogna essere riservati, bisogna essere trasparenti il più possibile, dire continuamente quali sono gli obiettivi, dire come si fa, chi lo fa, specificare bene i ruoli, quindi essere chiari in tutto. Come vi dicevo, tutte le foto sono dei nostri eventi, quindi sicuramente una cosa da non fare è dimenticare di fare le foto, perché è importante dare un report di tutto quello che è successo, di cosa viene fatto, anche perché queste foto per esempio noi le mandiamo poi a tutte le persone che hanno partecipato e le persone si sentono più parte del gruppo. Mandare delle foto, mandare dei report di che cosa si è deciso, di che cosa si è fatto, quindi dei verbali, lo so che magari è anche noioso qualche volta doverli scrivere, però mantenere il ricordo di quello che è stato fatto è fondamentale. E le foto sono il ricordo migliore, anche perché sennò non avrei voluto fare questa presentazione, quindi sono fondamentali. Grazie e ho finito. Domande? Se ho capito bene, la vostra community è stata contattata da Airbnb, quindi avete fatto un bellissimo lavoro e siete stati riconosciuti dall'esterno. Volevo sapere i contenuti che avete condiviso, dove lo condividete e in quale lingua. Voglio capire come Airbnb ha potuto capire che eravate una community figa. Sì. Allora, noi i contenuti li condividiamo essenzialmente su Facebook per ora.
E poi oggi ho sentito che bisogna fare anche altre cose, quindi faremo anche le pagine, altri sito, internet. Penso che noi siamo tutti volontari, con calma, capiremo anche noi cosa è meglio fare. E Airbnb non lo so come ci ha trovato, avranno semplicemente visto che nel giro di 3 mesi eravamo 500 persone, quindi hanno pensato che potevamo essere d'aiuto. E in effetti diciamo che Airbnb vive lo stesso anche senza community, no? Non è che è il loro core business la community, però col fatto che l'idea di Airbnb è quella di dare delle esperienze local, non è soltanto ti ospito, ma appunto ti do qualcosa di più, e quando c'è una community dietro dai molto di più, perché c'è il supporto di tutti, no, anche soltanto il fatto di scambiarsi l'informazione dell'evento. A Roma succedono mille cose in un giorno, ci sono un museo che magari è aperto e fanno la manifestazione, quindi avere una community che ti supporta è molto importante per lo scambio di informazioni. Quindi Airbnb ha pensato che noi fossimo utili, e in effetti lo siamo, ma in effetti anche loro per noi lo sono, quindi ci siamo, tanto è vero che adesso loro ci hanno nominato community leader, siamo in 10 a Roma, e quindi siamo noi, rappresentiamo la community, e la rappresenteremo anche nell'evento mondiale che fanno a Los Angeles a novembre. Loro fanno un evento all'anno e noi andiamo a rappresentare la community romana, perché comunque è stata quella più attiva in assoluto in tutta Italia. Sì, sì, grazie. Grazie ancora.